sei DMTB, quello che fa i video? Ecco, e questo è proprio quello che mi dicono la maggior parte dei ragazzini quando li incontro per strada, senza sapere quanti sacrifici, esperienze ed imprese incredibili stanno dietro a quegli occhi che li guardano. Da poco ho compiuto 30 anni, ma dentro di me mi sento ancora un ragazzino e vorrei tornare a quegli spensierati giorni d'estate dove pensavo solo a divertirmi sulla bici. Sono cresciuto qui, in un territorio collinare, pieno di boschi e campi dove perdersi e sentirsi libero, una sensazione che ho cercato tutti i giorni in qualsiasi cosa facessi. Mi sono sempre piaciute le sfide, soprattutto quelle più difficili, e non so dirvi perché, ma nel mio carattere continuerò ad insistere fino a raggiungere il mio scopo. Oggi ho un'incredibile voglia di sapere e scoprire cose nuove, ed è strano se ripenso a quando ero piccolo e mal sopportavo la scuola, ma forse perché avevo altro di meglio da fare, come arrampicarmi sulle piante, giocare a nascondino... Ah, è anche il mio hobby preferito, andare in bici! Il mio mezzo preferito per toccare con mano la libertà, l'unico che mi permetteva di uscire dai confini di casa senza dover essere sorvegliato, perché potevo andare e tornare velocemente. Giravo come un matto, buttandomi giù dalle rive, ma avendo anche una legnaia molto ben fornita, mi sbizzarrivo nel costruire rampe super instabili. Ma stiamo ancora facendo salti piccoli, com'è successo che sono arrivato a fare queste cose folli? Sembra assurdo, ma la risposta è per caso. Nel 2003, a 10 minuti d'auto da casa, sorgeva il Dark Glow, che con il Terra Cruda di Milano erano i primi dirt park in Italia. Così abbiamo un bambino di 8 anni, testardo, senza paura, che tenta di decollare con una bicicletta molto vicino a questo nuovo posto realizzato per far volare le biciclette. Un tempismo perfetto! La prima volta che andai lì salì subito sulla discesa più grande, senza pensarci due volte, e mi buttai giù verso il primo panettone. Tirai dritto alla curva andando verso un altro salto minuscolo che mi scalciò per la troppa velocità. Risultato, atterraggio di faccia e due incisivi rotti. Un evento traumatico per molti, ma se ha lasciato un segno su di me, probabilmente deve aver sbagliato a scrivere, perché da quel giorno iniziai ad andare lì appena mi era possibile. C'erano tanti rider al park che giravano su salti di tutte le dimensioni, mentre io sapevo fare solo i più piccoli, ma come ogni bambino volevo crescere e fare le cose dei grandi, rampe comprese. Avevo un nuovo obiettivo. Riportai la scoperta ai miei amici e così i pomeriggi si trasformarono da semplici giri in bici a missioni per cercare posti perfetti per costruire dei salti. Il gruppo in breve tempo si allargò e ci stabilimmo dietro le scuole medie in una vecchia pista da motocross con delle pendenze perfette. Un sacco di coetanei passavano di lì a provare la sensazione di saltare con la bici, ma tra i più presenti c'erano Simone e Paolo. Nel 2007 per caso Paolo scaricò un film a tema mountain bike iconico, New World Disorder 6, Darren Barrickle, John Cowan, Cam McCall, Paul Basagoccia. Wow, eravamo completamente rapiti da quello che stavamo vedendo. Per la prima volta venivo a conoscenza di una realtà all'infuori del parchetto locale, ma soprattutto del livello mondiale in questo sport. Fu una spinta incredibile, non era più il giochino del pomeriggio. Ora avevo degli idoli da imitare, nuovi trick da imparare e traguardi da raggiungere, e ciliegina sulla torta, il Darlo organizzava un evento. Era il momento di fare la mia prima competizione di dirt. A Bisuschio arrivarono rider da tutta Italia e subito mi resi conto di far parte di un movimento molto più grande di quello che credevo, e qualcuno faceva anche backflip. Fino a quel giorno per me era una cosa impossibile, una roba da film, come mi ripeteva sempre mio papà. Eppure erano lì Jack Bisi, Nick Pescetto, Simone Piceno e per finire Alberto Acetulli, atleta ufficiale del team Conac Clamp, proprio quel team di atleti che avevo visto in New World Disorder, ed era lì a gareggiare con me. Quel giorno, oltre alle emozioni, dovevo affrontare la gara, che aveva un format particolare. Una qualifica su una linea di salti piccola, da cui i primi 10 avrebbero disputato la finale su un salto di 5 metri, enorme per un bambino di 12 anni alto 1,40 m. Eravamo 25 partenti, ed io ero convinto che non avrei mai passato nemmeno la qualifica, così feci la mia gara in serenità facendo perfettamente i miei 3 trick. Alcuni rider chiudevano le loro run, altri no. Forse troppi cadevano, ed alla fine mi qualificai in ultima posizione. Non me l'aspettavo minimamente, non sapevo cosa fare. Stavamo parlando di passare da un salto da 1-2 metri ad uno di 5. Avevo paura. Era ancora troppo grezzo e facevo tanti errori, ma in quel momento di incertezza il mio carattere competitivo uscì fuori e mi portò dritto in cima alla partenza. Non potevo tirarmi indietro. Mi ero guadagnato un posto nella finale e dovevo farla, pur essendo consapevole del mio livello nettamente inferiore. Chiesi un po' di consigli ed osservai attentamente quanto pedalavano gli altri rider, e poi venne il mio momento.
ce l'avevo fatta, non ci credevo neanche io, mi sentivo invincibile. Andai avanti a girare tutto il giorno su quel salto incredibile e tornai a casa con una motivazione che non avevo mai provato prima. Avevo superato il mio limite. Nel 2008 ci fu la seconda edizione del contest al Darklaw, con un livello ancora più alto da parte di tutti i rider. E in quell'occasione conobbi per la prima volta Filippo Proserpio, un grande amico che prese parte con me a molte gare e mi aiutò negli anni successivi con le mie realizzazioni a casa. Here we are in Arca Train Volume 2, Como, Italy. And now me, Toto and Diego show you the line. Massive rolling down, speed jump, so big. First, big kicker. Second. And the quarter in the final. Purtroppo, dopo l'estate, il bypass venne chiuso a tempo indeterminato. Così il nostro parchetto abusivo dietro le scuole diventò la base dove passare tutti i pomeriggi a costruire e saltare senza sosta fino al tramonto. Nasceva la Bunny Crew, perché spesso a saltare con noi c'erano anche dei coniglietti molto carini. La voglia di fare era tanta ed ogni giorno passavamo ore a scavare e saltare, ma purtroppo, viste le attrezzature scadenti, costruzioni ed abilità progredivano molto lentamente. Alla fine del 2009, dopo l'ennesima distruzione totale delle rampe da parte di ignoti, decisi di prendere in mano la situazione e chiedere ai miei genitori uno spazio nel nostro terreno. E così papà mi concesse un'area per costruire un piccolo step up. Era la cosa più scomoda del mondo. Per saltare dovevamo pedalare per 100 metri a tutta velocità lungo una discesa piena di sassi, fare una curva a pochi metri dalla rampa e saltare appena 50 centimetri. Può sembrare che io sia contrariato, ma col senno di poi devo ringraziare quella realizzazione così inefficiente, perché fu un modo per allenare il mio fisico in maniera super intensa e mettere alla prova la mia tenacia giorno dopo giorno. Negli anni seguenti lo step up diventò sempre più grande, affinai i miei 360 ed altre combinazioni ed ero pronto ormai per portare i miei trick agli eventi. Dal 2009 al 2011 fu il periodo migliore per questo sport in Italia. C'erano un sacco di contest e viaggiavo con i miei genitori a tutti gli eventi che potevo fare. Nimis, Schio, Treviso, Mel, Padova, Belluno, Riva del Garda. Ad ogni evento miglioravo portando nuovi trick e mi piazzavo sempre meglio, finché a soli 16 anni ero sul podio a quasi tutti gli eventi con ragazzi di 5-10 anni più grandi di me. All'infuori degli eventi però ero rimasto quasi solo ad allenarmi a casa. Non avevo più un confronto con altri rider del mio livello, né conoscevo tutto il mondo delle competizioni internazionali. E così iniziavo ad annoiarmi e stavo perdendo le speranze per il mio sogno. Quelli erano gli anni in cui Facebook stava esplodendo. Ci si taggava uno con l'altro e si veniva a conoscenza di nuove persone. E proprio così, casualmente, un giorno finisco sul profilo di Torquato Testa, un ragazzo della mia età che però sapeva fare backflip no hand. E quella combo mi mancava, ci provavo da mesi ma non riuscivo a togliere le mani sotto sopra e così decisi di scrivergli e lo invitai a venire a girare da me. Quel messaggio, apparentemente insignificante, fu la svolta nelle nostre vite e poche settimane dopo i miei genitori portarono me e Toto al suo primo contest a Nimis nel 2011. Cominciò un periodo fatto di giornate passate a girare anche 6-7 ore interrottamente, a provare qualsiasi trick, sprovandoci a vicenda. Girare con una persona del mio livello era la nuova benzina per ravvivare il mio sogno. Nel frattempo comparse anche Pietro Baraggi, ragazzo appassionato di fotografia che voleva buttarsi nel mondo dei video, iniziando proprio a filmare con me e Toto i primi edit. Nel 2012 la cricca Diego, Toto, Pit era ormai attiva e partimmo tutti insieme per il Bike Festival di Riva del Garda, dove mi piazzai ottavo alla gara e scoprì di aver raccolto i primi punti per la classifica FMB World Tour, l'unico campionato mondiale di slopestyle. Era una notiziona, finalmente potevo confrontarmi con i rider di tutto il mondo. Un mese dopo Vibram mi ingaggiò per partecipare ai Natural Games di Mio, un evento incredibile con quasi 100.000 persone, e lì feci ancora meglio, arrivai secondo. Il 2013 andò male, era il mio ultimo anno di scuola con tanto di esame a giugno, proprio nel periodo in cui solitamente si concentrano più eventi. Partecipai al Vienna King, Rocket Air, Bike Days e King of Dirt. Era la prima volta che facevo degli eventi Silver e Gold e più punti e prize money significava concorrenza molto più preparata. Finalmente la scuola era finita ed iniziò un inverno di training durissimo in vista della stagione 2014. Hall of Dirt, Vienna Air King, Rocket Air, Bike Days, FIS Montpellier, 26 Tricks, Do the Lunge on Wheels,
Martin Solstrom Invitational. Insomma, una annata in crescita con piazzamenti mediocri, ma sempre lontano dal rendere un'attività redditizia. Non iniziai subito a lavorare perché credevo veramente nel mio sogno e decisi di dedicarmi totalmente a questa cosa. Grazie ai pochi soldi che raccimolavo con alcuni premi e show, riuscivo a sostenermi da solo senza gravare sulla mia famiglia che mi concesse di continuare. Così ci riprovai per un altro anno e fu incredibile. White Style, Vienna Air King, Rocket Air, Bike Days, Fizz Montpellier, 26 Tricks, Macedonia Extreme e finalmente un quarto posto ai Dirt Master di Winterberg. Stavo migliorando, iniziavo a capire come funzionavano le cose e come prepararmi, ma ero ancora troppo impreciso e proprio quella volta a Winterberg mi giocai la wildcard per un evento Diamond con Max Fredriksson per solo 0.03 punti, a causa di uno stupidissimo errore di velocità. Fu un colpo durissimo perché dovette rimandare il mio ingresso negli eventi Diamond. A luglio finalmente realizzavo il sogno di ogni rider di andare a Whistler, la mecca della mountain bike dove è nato lo slopestyle. Partì con Torquato ed Ivo Taufer, non proprio un nome a caso. Infatti lui ha costruito la famosa rovella nel biellese, ispirandosi al bypass di Whistler che aveva visto qualche anno prima. Prima volta in America, prima volta in un viaggio così lungo ed ero estasiato da quello che vedevo. La prima tappa era a Winter Park in Colorado per il Freeride Festival e andammo lì con uno scopo ben preciso: vincere l'unica wildcard in palio per il Red Bull Joyride. Due cose, anzi tre. Canne slegato, fate quello che sapete fare e accendi il dispositivo. Nonostante tre giorni di prove per me massacranti con ben due cadute, io e Toto ci qualificavamo per la finale grazie anche al fatto che il livello in America era sorprendentemente più basso che in Europa. Momento di finale. Parto con flip dallo step down, un table sul quarter wall, 450 hex up, tail whip dal boner, double tail whip, 360 on, 360 off e per l'ultimo salto avevo la mia banger pronta. Backflip bar spin and tail whip! Ah, nice him out! Proprio in atterraggio mi scivolò un piede che anche se non toccò terra i giudici lo contarono come penalità e così la mia randa podio si trasformò in un settimo posto. Quel giorno però era il momento di Toto che si piazzò secondo vincendo la wildcard e facendoci proseguire il viaggio nell'euforia più totale. Nonostante Whistler non andò bene per Toto, fu una bella esperienza che mi convinse ancora di più del percorso che stavo facendo e poche settimane dopo arrivò la mia prima vittoria al Nine Nights di Livigno nella Castle Section. Nell'inverno del 2015 iniziammo i lavori per costruire il Pizza Park a Monza. Io mi occupai inizialmente della progettazione delle strutture per poi passare sul campo con pale e rastrello a dare forma a tutti i salti insieme agli altri ragazzi. Furono 8 mesi intensi ed estenuanti durante i quali impiegai quasi 1000 ore di lavoro manuale per contribuire a realizzare questa idea di Toto. E man mano che procedevano i lavori c'erano nuovi salti su cui far pratica, tra cui il nuovissimo salto in munch incredibilmente morbido sul quale iniziare a provare ogni trick in loop. Il 2016 cominciò carichissimo fin da subito. Il 3 gennaio riuscivo ad atterrare il primo double backflip italiano a 10 anni da quello di Greg Watts. E poche settimane dopo iniziava già la stagione al fresco, al White Style, poi Air to the Throne e poi Rocket Air con il mio primo podio nel mondiale ed un punteggio stellare, ben 94 punti, che mi avrebbero fatto vincere in qualsiasi contest, ma non quel giorno purtroppo, perché gli avversari erano letteralmente on fire. Oltre al podio mi portai a casa una bella wildcard e ritornai a testa bassa a gareggiare al Bike Days, Fizz Montpellier, Glam Ride e finalmente il mio momento di gloria, la mia prima vittoria al 26 Tricks di Leogang. Fu totalmente inaspettata, in un weekend burrascoso con tempeste che si susseguivano una dietro l'altra. I salti erano terribili, un misto di cemento e palta difficili da interpretare. In qualifica girava voce che domenica sarebbe stata cancellata la finale per il brutto tempo e così diedi il massimo che potevo fin da subito. Ist jetzt am Start Front Flip Bar Spin.
truck tracks up. What? Backflip, fast spin to tailwind. Double tailwind, hinten, Leo Rai kann er nicht hören, gehen wir Kawasaki! Con quel risultato entrai di diritto nella top 20 al mondo e di conseguenza avevo finalmente sufficienti punti per gli eventi Diamond, ed il primo fu il Prime Line di Monaco. Davvero impattante, i salti erano molto più grandi rispetto agli eventi a cui avevo già partecipato ed il livello ancora più alto perché per la prima volta mi scontravo con tutti i big del momento. Inutile dirvi che andò male, non mi qualifica neanche. Ma pochi mesi dopo avrei avuto occasione di rifarmi e di realizzare il mio sogno al mio primo Red Bull Joyride. Ah, mi stavo dimenticando del Crème Course Léger. Prima edizione in Francia, corso del tutto nuovo e totale disastro per gli organizzatori che con un mese di pioggia faticarono a rendere praticabili i salti. Decisamente il percorso più stravagante di sempre, con salti di ogni genere e dimensioni, fangazza ovunque, ma non so come riuscii a prepararmi una bella run ed ero anche in una posizione di vantaggio con tanti big names in difficoltà. Proprio loro però pressarono Crème Course per annullare la tappa, che si tramutò in un best trick, e così decisi di fare il mio meglio, o almeno ci provai. Bene, con quella caduta mi ruppi ben due legamenti della caviglia, ma non contento, decisi che volevo provare un altro trick. Così, mentre zoppicavo verso la partenza, mi passò per la testa l'idea del backflip bar spin to cliffhanger, che purtroppo quel giorno rimase solo un'idea perché finì il tempo a disposizione. Ma qualche anno dopo... Agosto. Momento di joyride. Ero gasato ma freddo e molto concentrato sul mio obiettivo. Volevo fare bene perché sapevo di avere i trick per portarmi a casa un buon piazzamento anche nella mia prima apparizione sul Boneyard. Purtroppo non avevo calcolato però il fattore tecnico della linea del joyride, estremamente più alto ed incomparabile con nessun'altra competizione al mondo. Fu una settimana di prove intensa e la mattina della finale mi sentivo pronto. No stress, non avevo nulla da perdere da quella giornata, ma solo da guadagnare punti e prestigio. Nel pomeriggio si alzò il vento come al solito e davanti a me avevo 15 salti, il percorso più lungo in assoluto mai avuto in una competizione. Era il momento della prima run, quella facile, quella per fare un piazzamento medio. Così parto con un tailwind dal drop, tuck no hand, 360 hex up, backflip bar spin, tuck to bar. Wow! Putting Italy on the map there with the backflip, tail whip to bar spin, the front flip bar spin, no! No, Pat, what is going on here? Quando sbagli la prima run, la tensione sale alle stelle. Hai solo un'altra possibilità per coronare quel momento che hai cercato per anni, per ottenere il risultato che ti potrebbe cambiare la vita, e non vuoi sprecare quell'occasione. Così ripartì con il piano B, la run potente, o la va o la spacca. Landing nice and smooth, the backflip bar spin and tail up. Oh! He's like the first guy out here for practice. Oh! Tornai a casa da quel viaggio sconfitto. Avevo un bagaglio pieno di trick da primo posto, ma non riuscivo a metterli insieme. Finì la stagione al 14° posto nella classifica generale, sufficiente per prendere parte alla Diamond Series, e così la stagione invernale fu molto più intensa e piena di novità. Al par di Monza LTK arrivarono ben due foam pit ed aprì il nuovo Maggiora Park con un airbag gigante, così finalmente non dovevo più fare viaggi di 3-4 ore per provare nuovi trick. Mentre i nostri amici svizzeri aprirono lo Skills Park con un nuovissimo airbag landing che in quel momento era una struttura super all'avanguardia. Finalmente avevo tutto il necessario per progredire e portarmi al pari dei miei competitor. Motivazione a palla ed iniziai così la stagione 2017 con due eventi di prova. White Style di Leogang, dove feci quinto, ma vinsi il best trick con un World First, backflip opposite triple barspin, e poche settimane dopo volai a Londra per Late to the Throne. Qualche settimana prima mi misi a lavorare ad una video part con il mio amico Pietro Baraggi, perché volevo preparare un edit con i miei migliori trick per dimostrare quanto valevo, dato che le occasioni avute nelle gare non erano andate bene. Simple.
Si svolgeva in notturna e l'ultima serata di riprese era esattamente 15 giorni prima della finale a Rotorua. Nonostante i trick e le cadute, andò tutto bene fino a quando sul finire, mentre stavamo scattando le ultime foto, caddi in un banale 360 e mi schiacciai la mano destra sotto la testa, procurandomi diverse piccole fratture. Il dolore era sopportabile, così corsi subito a cercare una specialista che mi fece un tutore apposito per riuscire a stringere il manubrio e alla fine decisi comunque di partire. Il piano era quello di fare una run tranquilla per prendere i più punti possibili senza rischiare e poi, se mi fossi sentito bene, tentare qualcosa di più nella seconda. What is he saving for this last jump? Up front of him in the long and low, carrying speed into the money booter, a cash roll bar spin. Oh, wow, that is a first for mountain biking, unfortunately sliding out, but non ce la feci proprio a trattenermi, dovevo provare a far vedere a tutti di cosa ero capace, ma purtroppo un piccolo errore di calcolo non mi fece completare la rotazione del cash roll. L'infortunio si risolse in poche settimane e la stagione continuò con un altro ottimo risultato a Rocket Air, dove feci un'altra run incredibile con il primo front flip double bar spin al mondo ed il primo cash roll bar spin in competizione. Per la prima metà dell'anno il mio focus era tutto mirato sul ripetere il risultato al 26 Tricks, per dimostrare la mia solidità a livello mondiale ma anche per garantirmi punti sufficienti per partecipare agli eventi Diamond in programma. Arrivai a Leogang in pessime condizioni, con una contrattura sottoscapolare che mi ero procurato qualche settimana prima con una caduta agli Extreme Days di Sacile, l'unico evento FMB in Italia quell'anno. Le prove furono uno strazio, ero costretto a fermarmi ogni due giri per 15 minuti di massaggio dal fisioterapista per alleviare il dolore e nonostante questo riuscii a qualificarmi e a trovarmi in seconda posizione dopo la prima run. A quel punto, con solo Nicole a partire dopo di me, buttai il tutto per tutto. A tanti di voi forse sfugge l'importanza di questo evento, ma il 26 Tricks è stato una delle prime competizioni al mondo di slopestyle e forse l'unica dove sono passati veramente tutte le leggende della mountain bike ed il mio nome era scritto per ben due volte accanto a quello di Brandon Sevenoe, Ken McCall, Sam Pilgrim, Nicola Ragacchin, Jamie Goldman e Thomas Genon. Il resto della stagione fu un crescendo. Dopo il pessimo risultato al Crank Wars di Innsbruck, dovuto alla caduta peggiore della mia vita che mi mise fuori gioco fin dalla prima run, Alleger riuscì a terminare in settima posizione con una run mediocre. A Whistler mi prese la mia rivincita portando il primo front flip bar spin al Bonner Log che mi valse il quinto posto e poche settimane dopo occhi puntati sul District Ride, l'evento più importante di tutti che si disputa a Norimberga ogni tre anni. Era settembre ed arrivavo in splendida forma, con i risultati che avevo ottenuto ero molto vicino alla top 6 della classifica che avrebbe fatto la differenza per l'anno successivo. I miei avversari ormai non erano più i Trick ma quei tre personaggi costantemente sul podio, Nikolai, Brett ed Emil. Credo che sia stato l'evento più difficile a cui ho partecipato. Il percorso era lunghissimo, con tanti salti ma anche molti spostamenti su San Pietrini, decisamente inadatti ad una bici da dirt. Faticai moltissimo ad adattarmi alle strutture, decisamente più affini a rider che frequentano gli skatepark. La particolarità del District Ride è che, a differenza delle altre gare dove ottieni la rotazione complessiva, qui il punteggio viene suddiviso in settori, dando modo ai rider di capire in quali tratti del percorso migliorarsi.
Così fui terribilmente metodico, analizzando le run di tutti nelle prove e confrontandole con la mia per capire come avrei potuto posizionarmi. Riuscii a qualificarmi in settima posizione e passai la sera ad analizzare i punteggi nei vari settori per capire cosa migliorare della mia run. Il giorno dopo avevamo poche ore di prove ed andai dritto al sodo concentrandomi sulle mie carenze ed era subito showtime. Four riders left to drop. Diego Cavazzasi just getting bumped out of that fourth place, which would have been a career highlight, so he's gonna have to push it even further, which he's doing. Getting that backflip bar spin, but man, he looks like he's a little bit too excited. Front flip bar spin. Holding the tuck no hander, he needs to stomp this cast roll again. Perfect. The opposite 360 X up. Diego Cavazzasi is the only rider out here without a bike sponsor. It's truly unbelievable. I'm hoping that this is the last event where we're able to say that. Gets the double tail up again. Coming off of a big win at 26 Tricks earlier in the year, a gold event. He landed it last night, but can he do it now? When it counts the most, front flip, two bar spins, and he sets it down smooth. Wow. Take a bow, Diego Cavazzasi. That was majestic. Un finale di stagione epico. Per poco sfiora il podio all'evento numero uno della storia e termina nella generale al sesto posto, il che mi dava il vantaggio di essere invitato automaticamente a tutti gli eventi l'anno successivo. Ero a tutti gli effetti uno tra i migliori rider del mondo e ci ero riuscito solo grazie alle mie capacità e alla mia perseveranza. Fino a quel momento non avevo avuto alcuno sponsor che mi avesse aiutato a finanziare le mie attività d'atleta. Tutti i fondi necessari li recuperavo reinvestendo i premi degli eventi ed i soldi che mi guadagnavo lavorando. Ah sì, non ve l'avevo detto, ma nel 2017 iniziai a lavorare in un negozio di bici part-time per potermi permettere tutti i viaggi che dovevo affrontare. Nell'inverno 2017 decisi di rifare i salti a casa per avere delle strutture di dimensioni più simili a quelle degli eventi e mi comprai anche un airbag per avere finalmente un setup ben fatto con la rampa e la velocità di cui avevo bisogno. Dopo una giornata di escavatore per rifare i mucchi di terra, impiegai 3 settimane a spalare 8 ore al giorno per avere i salti riutilizzabili, per poi ultimare tutti i fianchi nei 3 mesi successivi. La stagione 2018 partiva da Rotorua ed arrivai ricoperto di sponsor, carico di motivazione e con molta più tranquillità. Infatti, avendo il vantaggio del limite assicurato, potevo dare il tutto e per tutto già dalla prima run. E così feci il possibile per assicurarmi un buon piazzamento, ma a rischio limitato. Front flip, tuck no hander. He was not holding back. Front flip, Superman to wow. Diego Cavazzasi. Yeah. A run packed. This one must have gotten you excited, Cam. I remember you doing this trick back in the day. I don't think we've seen him do that in a comp yet. One of my favorite tricks in the entire world of mountain biking right here. So difficult. He ejects off the bike using that rear brake to initiate the rotation. Nonostante trick insoliti come il frontflip Superman finale, il punteggio era davvero basso. Probabilmente i giudici non apprezzarono quell'atterraggio un po' ballerino. Allora nella seconda run decisi di tirare fuori una sorpresa come di mio solito. On the jumper, that trick was first landed in competition. Well, Diego called my bluff. Nikolai did it earlier, and I said he's going to be the only one we're going to see do that. And I was right there with you. I would not have bet against that, but never bet against Diego Cavazzasi. All right. Quel twister era veramente il primo che chiudevo. Lo avevo tentato solo 3 volte al Nine Nights mesi prima, ma senza riuscirci. Risultato, un terzo posto da brividi che mi metteva già lì, al top. A Rocket Air quell'anno caddi picchiando la testa, mentre al Fizz di nuovo a podio e poche settimane dopo Crankworx-Innsbruck di nuovo terzo. Il weekend successivo c'era subito il Crankworx-Allégé e per me era molto importante far bene per puntare al titolo mondiale. La settimana fu davvero difficile, un'alternanza di pioggia e vento ridusse le prove al minimo e appena poche ore prima della finale riuscii a provare quasi tutti i miei trick. Mi sentivo abbastanza pronto. In testa un solo obiettivo, il primo posto. Partì con quella che ritengo ad oggi la mia run migliore di sempre, con un flip dal drop, seguito da un casual, poi via col curvone, tail whip, front flip super nel mid set, flip bar to whip, front flip bar spin dal bone.
front flip bar spin on the canyon. Uno stupidissimo errore di calcolo dovuto a insufficienza di prove mi fece atterrare sulla ruota posteriore, rischiando di essere sbalzato oltre manubrio e andando fuori linea, e fui costretto a fermarmi. Nella seconda run il vento prese il sopravvento e dopo l'errore sul secondo e quinto salto andai completamente in tilt e scesi come meglio potevo. Conclusi all'11° posto, che era sufficiente per garantirmi la top 6 nella generale, ma ben lontano dal mio obiettivo di vincere quella tappa. Una settimana dopo ripresi in mano la situazione al Glamra e con un quinto posto, assicurandomi di non prendermi rischi, pronto a partire per Whistler, dove arrivavo come terzo in classifica e quindi potevo ancora giocarmela per il titolo mondiale, ma questa volta senza alcun margine di errore. La run era già pronta, studiata e ripetuta per settimane a casa. Cominciai le prove velocemente, cercando di mettere subito tutte le rotazioni al loro posto, compreso il front flip dello step down che mi terrorizzava. La mattina della finale avevo tutta la run pronta, eccetto un trick. Facevo ogni giro mettendo quel front flip sullo step down perfettamente, mancava solo di toglierci le mani. Caddi senza capire perché, e la botta non fu neanche tanto forte. Mi sentivo bene, pensavo già a tornare su e riprovarlo. Così mi iniziai a spolverare dalla terra fino a togliermi le scarpe e in quel momento mi resi conto che non riuscivo a stringerla nella mano destra. Non riuscivo più a chiudere il pollice, non mi reggeva nulla. Corsi all'ospedale per capire cosa fosse successo e dopo una bella fattura da $1,600 mi liquidarono con una lesione del legamento collaterale lunare al pollice destro. Non sembrava nulla di troppo grave, anche se, cavolo, faceva male e non riuscivo a stringere il manubrio. Clark, il fisioterapista del Crankhorse, era preparatissimo su questo tipo di infortuni e così mi fece una fasciatura incredibilmente voluminosa che rimpiazzava il legamento. Feci un giro di prova e sembrava funzionare. Decisi allora di eliminare tutti i bar spin dalla mia run per evitare colpi al dito e partì. What's he gonna muster? Been riding so good all season. He's already stepping up from run one there. Oh, I think he's on. Cam, starting out with a 360 X up into a 360 tail up. Letting that pain fade. Not thinking about it at all. Backflip tail up coming up a little bit short. Front flip tuck no hander. He's putting it all together right now. You know that thumb's got to be hurting him, but he's trying to not think about it for the next 20 or so seconds to just put this run together. He goes for the front flip out of the whale tail. Oh, perfect landing. That's what took him out. Not letting it phase him. Coming into the Red Bull super kicker here with a cash roll. That is such an insane jump to see that trick on. Just coming up a little bit short. Stavo riuscendo a mettere insieme qualcosa, ma alla fine un'altra caduta chiuse il capitolo 2018 nel peggiore dei modi. Una settimana dopo scoprì che il legamento era completamente rotto e fui operato nel giro di pochi giorni. Una vera batosta. Il 2019 doveva essere l'anno del mio riscatto e invece fu un massacro. Rotorua, crash nelle prove e di infortunio alla spalla. A Rocket Air caddi tentando un frontflip triple barspin e ad Innsbruck il vento fece un disastro con due run completamente da buttare. Per salvare punti provai ad andare anche al Big White, ma una stupidissima chiazza di fango all'ingresso del Bonnier Log mi fece sbagliare completamente la velocità. Ero fisicamente e mentalmente distrutto. Restava solo il Joyride per riscattarmi. Partii da casa con l'obiettivo di chiudere una run come volevo io. Non puntavo a nessun piazzamento, nessun momento di gloria. Avevo solo bisogno di una vittoria personale per rendermi conto che c'ero ancora. One, two, that's a double tail whip. Come on, Diego, keep it together. Getting lots of variety in this run. He's got the spins, he's got the flips and the tail whips. So what's it going to be on this big jump right here? Front flip, bar spin. Diego Cavazzasi's signature move right there, loving the front flip combos. Navigating his way around that toilet bowl and now coming in to the Kokanee whale tail. Truck driver in, what's he going to choose out? Backflip bar spin. Diego. Perfect execution all the way down and a full pull for Diego. Andò bene, portai a termine la run come volevo e di colpo ritrovai la motivazione, il mio obiettivo di raggiungere la vetta e ritornai a casa per prepararmi per la stagione 2020. Dopo un inverno di training intensissimo mi arrivò la notizia che non dovevo partecipare a Rotorua perché ero fuori di due posti dai rider selezionati e dal momento fu una brutta notizia, ma non l'unica. Poche settimane dopo, proprio durante la settimana del Crankhorse, scoppiò il Covid nel nord Italia. In pochi giorni si bloccò tutto e fummo costretti a casa. Puntualmente arrivavano le mail dagli sponsor che chiudevano i contratti per causa di forza maggiore.
come tanti altri, mi ritrovai praticamente senza lavoro, senza uno stipendio e senza sapere cosa fare. Una batosta terribile che riuscii a superare solo grazie alla fortuna di vivere in un posto stupendo, dove poter assaporare la libertà anche in un periodo così cupo ed ingiusto. Fortunatamente, 6 mesi prima avevo intrapreso la strada di YouTube e dei video, che mi diedero da fare in quei 2 lunghi mesi di reclusione. Il calendario eventi era compromesso a livello globale, interamente cancellato ad eccezione della tappa di Innsbruck, rimandata a settembre. Lì ritrovai i miei amici dopo quasi un anno, ma il morale era comunque basso per la situazione e le condizioni meteo pessime. Di conseguenza le prove furono ben poche ed arrivai in finale completamente impreparato. Ma non era solo questo il motivo. Dopo tutta l'incertezza dei mesi precedenti, per la prima volta avevo trascurato il training per vivermi meglio la mia vita e divertirmi un po' di più. Il vento ancora una volta era lì pronto a prenderci al volo appena staccavamo le ruote da terra, e così fu per me in entrambe le run. No. Il 2021 fu una stagione mozzata. Ci furono pochissimi eventi e presi parte solo al Copen Ride, dove conclusi immediatamente con una caduta ridicola, e di Roof Ride, dove dopo una discreta run mi procurai un nuovo infortunio alla spalla nel best trick tentando un backflip windshield wiper che avevo fatto qualche giorno prima dai Gozek. Dopo il Covid comunque gli sponsor non ritornarono subito, così nel 2022 feci solo un evento ad Eurobike, evitando quelli più costosi oltreoceano. Inaspettatamente fui invitato al best trick del District Ride e non potendo partecipare alla competizione principale decisi di prepararmi bene per quell'occasione così speciale portando ben 2 combinazioni di trick inedite. Se è vero però che Dio dà e Dio toglie, dopo il disastro economico del Covid ci fu il boom nel mondo della bici. Per il 2023 riuscii a firmare diversi accordi con più aziende e per più anni, che mi diedero di nuovo la stabilità economica per dedicare più tempo al riding. Tutti questi accordi prevedevano comunque una parte di produzione legata ai video, che mi portava via molto tempo, ma mi rimisi sotto con l'allenamento, con l'obiettivo di riuscire a vincere una wildcard per un evento Diamond. E l'unica disponibile la potevo trovare in Germania. Ma prima di andare lì sarebbe stato meglio fare un contest di prova per rimettere la mia mente nelle condizioni di gara. Così andai a Zurigo e rimasi esterrefatto. Cosa cavolo è successo in questi 2 anni? Da dove sono usciti questi ragazzini alieni che mandano trick di ogni tipo? Fu un weekend duro che mi aprì gli occhi su quello che avrei affrontato la settimana dopo a Winterberg. Arrivai convinto di voler dare il 100% nelle mie possibilità e di forzarmi a mettere tutti i trick al loro posto. I rider arrivarono da tutto il mondo per aggiudicarsi quella wildcard, ma come al solito il meteo non era dalla nostra. 3 giorni filati di vento inarrestabile costrinsero gli organizzatori a cambiare il programma diverse volte, e così il venerdì mi vidi costretto a fare una run di prequalifica con vento che soffiava 40 all'ora. Su 25 iscritti si presentarono solo 7 rider ed io riuscii a prendermi uno dei 3 posti per la finale. Il giorno dopo le condizioni erano leggermente migliorati, ma comunque non ideali. Iniziai le prove alle 7 del mattino per poter fare qualche giro senza vento e mettere alcuni trick al loro posto, e dopo svariati rimandi era ora di partire. Prima run top to bottom pulita, riesco a portarmi a casa un piazzamento discreto, ma non era quello che volevo. Così nella seconda run decido di buttare le bombe. Jetzt sind wir alle auf dem Level angekommen, das wir hier brauchen, um die vorderen Plätze zu belegen. First Flip Basel. Purtroppo anche questa volta la carenza di prove diede il suo esito. Feci altri eventi quell'anno, Roof Ride e Rider Invitational, durante il quale mi resi conto di non essere più come prima. Oh shit! Oh! No way! Ah, almost died, man! Cacchio, che paura! Non sono mai stato un rider che si accontenta di partecipare. Quando parto per una run voglio usare tutte le mie carte per provare a vincere, e questa mentalità mi ha portato bene in più occasioni, ma è stata devastante in tante altre.
Ho perso la motivazione che mi spingeva a superare le mie paure e fare trick più difficili senza esitazione. Ho capito che il mio fisico e la mia mente non sono più disposti a sopportare cadute ed infortuni. Il mio livello culturale è cambiato, mi incuriosiscono molte più cose di prima e voglio scoprire il mondo e le sue possibilità invece di passare troppo tempo a girare sugli stessi mucchi di terra. Così ho deciso. Lascio definitivamente le competizioni. Questo viaggio durato 22 anni, non mi pento di nulla. Ho avuto l'occasione di girare e scoprire il mondo, ho conosciuto persone incredibili, persone con delle passioni ed amici disponibili ad aiutarti in ogni difficoltà. Ho realizzato il mio sogno da bambino e l'ho portato ad un livello che neanche esisteva quando me l'ero immaginato. Ho firmato il mio contributo al progresso di uno sport affascinante, che mi ha dato un'alternativa ed una vita sorprendentemente ricca di emozioni forti. Speravo che questo momento fosse il più lontano possibile, ma la vita va avanti inesorabile. Non mi resta altro che raccogliere tutto il mio sapere, tutta la mia esperienza e trasferirla a qualcuno di meritevole con un sogno grande quanto il mio. Grazie a tutti coloro che hanno seguito questo viaggio e tutti quelli che mi hanno aiutato in qualsiasi modo e quelli che mi hanno incitato a fare del mio meglio. Grazie a me per essere sempre stato me stesso. Yeah, 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 ayy, when you see me now, I'm up, ayy, diamond in the rough, yeah, tell him, bro, yeah, I'm staring in the mirror at the only one I trust, been down on my luck, so when you see me now, I'm up, I'm fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough, so when you see me shining now, know it's anything but look, I'm looking in the mirror at the only one I fuck with, I've been held me down, so when you see me now, I'm up. I'm fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough, so when you see me shining now, know it's anything but look. It's anything but diamond in the rough, yeah, yeah, we had it tough, yeah, yeah, we had the pressure and the pressure done its stuff, oh, I'm not flexing when I'm brushing off the dust, no, all this pain and the tears made my shoulders rust, in this life gotta do what you must, build your value up, gotta earn trust, avoid fuss, maybe you don't know the facts, you don't know enough, you can judge me all you want cause every day I send love, every day I do me, makes me wanna see you, makes me wanna see more, makes me wanna see through, maybe we become one, maybe this is the thing, there's an energy of flavor to the things that you bring to the table, any way you're able. Real work turns into gold when you're stable. Now life feels sweet like syrup, like maple. Wouldn't change a thing about my past to stay grateful. I'm staring in the mirror at the only one I trust. Been down on my luck, so when you see me now, I'm up. I'm fresh up out that mud. I'm a diamond in the rough, so when you see me shining now, know it's anything but look. I'm looking in the mirror at the only one I fuck with. I've been held me down, so when you see me now, I'm up. I'm fresh up out that mud. I'm a diamond in the rough, so when you see me shining now, know it's anything but look. It's anything but luck now. I'm busy doing me, I'm out their range, I'm out of reach now. Almost let it drown, but they found me off the freestyle. Product of that ground, you seeing her eye me down. She wanna vibe, tryna see if she can slide. It's in the green now, it's snakes from my past. They look at me where I'm at, thinking they can hit my line. And I'ma help them on their feet now. I had a few I looked up to, they showing different shades. They might have blocked a couple rays, but now they watching my beam down. I struggle to open doors to places that come to life if I step inside. I learned to cut the keys down. Got it locked, this demon stirring the pot with pretty faces and plots that try to knock me off my feet now. No new friends, I had so many hit my line for the freebie. But if you see me out, you gotta pay the fee now.
All these things you never cared to see me for is what I let the world see. Now I'm staring in the mirror at the only one I trust. Been down on my luck, so when you see me, now I'm up. I fresh up out that mud, I'm a diamond in the rough. So when you see me shining now, know it's anything but luck. I'm looking in the mirror at the only one I fuck with. I've been held me down, so when you see me, now I'm up. I'm fresh up out that mud. Bravi, bravi.